Buonasera. Buonasera a tutti. Inizio con l'appello nominale al fine di verificare la validità della seduta. Massaro Laura Vittoria, Di Maggio Rosangela, Impantone Giovanna, Pietro Aniseo Salvatore, Reina Tito Calogero, Messina Massimo, Camille Antonino, D'Angelo Francesco, Domenico. Cardinale Giuseppina, Letani Maria, Leto Barone Stefano, Leto Claudio, Leto Barone Barbara, Mortellaro Nicola. Tutti presenti, la seduta è valida. Passiamo alla nomina degli scrutatori, due della maggioranza. Rosangela Di Maggio e consigliere Lillo Traina. Di Maggio, Claudio Letto, il perscrutatore. State seduti. Di Maggio Traina. Quindi la seduta è aperta, iniziamo i punti all'ordine del giorno, faccio un'illustrazione. Dei punti, c'è la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, elezione della commissione elettorale comunale, nomina della commissione comunale per la formazione degli eventi dei giudici popolari, elezione consigliere comunale in seno all'assemblea dell'Unione dei Comuni Platani, Bisquina, Magazzolo, determinazione dell'indennità di funzione da corrispondere al presidente del consiglio comunale e del gettone di presenza ai consiglieri comunali. Modifica delibera del commissario regionale, non è numero 1, è numero 30 del dicembre 2012, di costituzione società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, atto AG1, approvazione schema di statuto e atto costitutivo società consortile a responsabilità limitata. Poi, settimo punto, piano per il miglioramento dei servizi di polizia municipale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1790, triennio 2013-2015, decorrente dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Poi l'eventuale comunicazione del Presidente, del Sindaco, dei Capigruppo e dei consiglieri. In merito al punto 6, è pervenuta stamattina una rettifica, c'era un refuso c'era un refuso nella proposta di deliberazione, era stata citata impropriamente un'altra delibera del commissario, la numero 1, invece la numero 30, sempre del dicembre 2012, nella lettura non appena tratteremo il punto all'ordine del giorno. Quindi passiamo al primo punto, approvazione, cioè lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Si tratta della deliberazione numero 21 del 24 2013, insediamento del Consiglio Comunale in eletto e giuramento dei consiglieri. La numero 22, convalida consiglieri comunali ed eventuale surroga, elezione del Presidente del Consiglio Comunale, elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, giuramento del sindaco ne eletto, comunicazione e composizione della giunta comunale senza l'articolo 8 della legge regionale 35/97. È aperto il dibattito se ci sono modifiche da fare. Possiamo passare alla votazione, facciamo in un'unica votazione, chi è favorevole, alzi la mano. 15 voti favorevoli, ecco, i verbali sono approvati. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, elezione della
commissione elettorale comunale. Leggo la proposta di deliberazione. Premesso che l'articolo 12 del testo unico, come modificato all'articolo 26 della legge 24 novembre 2000, numero 340, dell'articolo 10,2 della legge 21 dicembre 2005, numero 270, dall'articolo 3 quinquies del decreto legislativo 3 gennaio 2006, numero 1, stabilisce il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del sindaco, elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale. Il numero dei componenti nei comuni nei quali sono assegnati fino a 50 consiglieri è fissato in 3 effettivi e 3 supplenti, ai quali si aggiunge il sindaco che la presiede. Premesso ancora che l'articolo 13 del testo unico, come modificato dall'articolo 26 della legge 340/2000, prevede per l'elezione dei componenti la commissione elettorale, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che abbiano raccolto il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Premesso ancora che nella commissione deve essere rappresentata la minoranza, pertanto, qualora nella votazione non sia stato eletto nessun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione il consigliere di minoranza che ha ottenuto più voti, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza. Che alla votazione non prenda parte il sindaco, membro di diritto. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla nomina dei componenti supplenti. Che l'articolo 2,30 della legge 24/12/2007, numero 244, stabilisce le funzioni della commissione elettorale previste dal testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 67, numero 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico e successive modificazioni, e che alla predetta commissione sono attribuite le competenze per l'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e per le nomine in occasione di ogni competizione elettorale. Per quanto sopra, propone di eleggere 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti per la nomina della commissione elettorale comunale. Quindi procediamo alla votazione. Gli scrutatori sono pregati di avvicinarsi al tavolo della presidenza. Sono in 2 votazioni separate. Massaro Lauro. Thank you.
Dario Domenico. Cardinale Giuseppina. Gaetano Maria. Leto Barone Stefano. Calogero Trainatito, Mortellaro Nicola, Trainatito Calogero, c'è un altro voto che tanto sia Salvatore, in questo caso. Cardinale Giuseppina. Antonio Giovanni.
Gaetano Salvatore. Raina Tito. Messina Massimo. Amelia Antonino. Angelo Domenico. Cardinale Giuseppina. Gaetano Maria. Barone Stefano, Leto Claudio, Leto Barone Barbara, Portellaro Nicolo, Gaetano Eliseo Salvatore. Amelia. Salvatore Gaetani L. Gaetani Maria. Camelia. Gaetani Salvatore. Camelia Antonino. Gaetani Maria, Gaetani Maria, Gaetani Maria, Cardinale Giuseppina, Camelia, Gaetani Mariella, Gaetani Salvatore, Gaetani Eliseo Salvatore, Camelia Antonino. Anzi, Seo Salvatore, Camelia, Camelia, 1, Camelia 2, Camelia 3, Camelia 4,
Gaetani, Maria, Gaetani Maria, Gaetani Maria, Gaetani Maria, Gaetani Maria, c'è il cardinale Giuseppe, poi frutti sono sei. Un po' di più. Però scuola non via frutte, è dietro de. Allora, siccome è chiaro che si è rimasto dietro la barca, non possiamo più soltanto di Giuseppe. È chiaro, no, no, come? Era rimasto indietro, dietro, dentro, perché c'era il voto quello, va bene. Importante capiamo, va bene. Allora, vengono, come ho scusato, comprende la commissione del padre, comprende il consigliere Gaetane, Salvatore e Camilla Antonino. Per la maggioranza, età di Maria per la minoranza. No? Niente. Ok. Una bella passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, nome una commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Qui il segretario deve fare una precisazione. La commissione giudice popolare è la norma, intanto predispone gli elenchi per il giudice popolare che poi vengono sorteggiati per il giudice in Corte d'Appello. Sono poi anche per il pubblico. La Corte è formata dai giudici costituzionali e dai cosiddetti giudici popolari che vengono estratti a sorte. Da questi elenchi che ogni comune predispone. Gli elenchi sono fatti a domanda dei cittadini che hanno diritto di voto e che non hanno cariche pendenti di un certo rilievo per poterne fare parte. La cosiddetta pedina penale pulita. La commissione non prevede la rappresentanza della minoranza, prevede che sia composta dal sindaco che è componente di diritto e la presiede e da due consiglieri comunali. Faccio questo discorso perché nella proposta per refuso, avevamo detto una sola preferenza. Non essendo previsto il numero da rappresentanza della minoranza, i consiglieri sulla scheda esprimeranno due voti. E poi si può concordare che va bene, quindi sulla scheda, quindi indicheremo due voti anziché un voto come per un refuso era indicato nella proposta di deliberazione. Io ho sentito sia il gruppo di maggioranza che il gruppo di minoranza, c'è un accordo per votare un componente della maggioranza e un componente della minoranza. Questo è stato stabilito così, sembra che il gruppo di maggioranza che sia giusto, anche se la legge non prevede un componente di maggioranza e uno dell'opposizione, di avere i rappresentanti di entrambi i due schieramenti. Dopo di ciò possiamo passare a procedere alla votazione di due nomi. Massaro Lau. Thank you.
Miriam Antonino. Angelo Domenico. Cardinale Giusecchino. Gaetano Maria. Leto Barone Stefano. Leto Claudio. Leto Barone Barbara. Mortellaro Nicola. E il Domenico. Cardinale Leto Barone Barbara, Cardinale Giuseppina Barbara Leto Barone, Cardinale Leto Barone Barbara, Leto Barone Barbara Cardinale Giuseppina, Cardinale Leto Barone Barbara, Cardinale Giuseppina Leto Barone Barbara, Cardinale Leto Barone Barbara, Cardinale Leto Barone Barbara, Cardinale Giuseppina Leto Barone Barbara, Leto Barone Barbara, Cardinale Giuseppina, Leto Barone Barbara, Cardinale, Cardinale Leto Barone Barbara, Cardinale Leto Barone Barbara, Giuseppina Cardinale, Barbara Leto Barone. Ci siamo? Consigliere Cardinale Giuseppina e Leto Barone Barbara. Sì, possono sedersi. Quarto punto, passiamo al quarto punto, elezione consigliere comunale insieme all'Assemblea dell'Unione dei Comuni, Platani, Quisquina, Magazzolo. Premesso che con delibera numero 24 del 21/5/2004 è stata istituita l'Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Magazzolo tra i comuni di Alessandria della Rocca, Vivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. E con lo stesso atto è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto. Ritenuto dover adempiere a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto dell'Unione, che al secondo comma recita: il Consiglio dell'Unione, composto da 3 consiglieri e ciascuno dei comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato ad uno, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze. Per quanto sopra, si propone di eleggere 3 consiglieri comunali con voto limitato ad uno,
per fare parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni Platani, Quisquina, Magazzolo. Gli scrutatori sono pregati di avvicinarsi. Massaro là. Antonio Giovanni. E Fanny di Seo. Raina Tito. Cristina Massi. Raina Tito Calogero, Leto Claudio, Lillo Traina, Raina Tito Calogero, Leto Claudio, Leto Claudio, Traina, Domenico D'Angelo, Domenico D'Angelo, Raina Calogero, D'Angelo Domenico, D'Angelo, D'Angelo, Leto Claudio, Leto Claudio. Rappresentano il comune insieme all'Unione dei Comuni il consigliere Traina, Leto Claudio e D'Angelo. Leto Claudio per la minoranza. Grazie Presidente, buonasera agli intervenuti tribunale, colleghi della Giunta, signori consiglieri di maggioranza e di minoranza, i cittadini in ascolto da Quisquina Ciano, buonasera a tutti. Io intanto ho preso la parola solo per
augurare un buon lavoro ai consiglieri comunali eletti insieme all'Unione dei Comuni, il consigliere Traina Tito Calogero, Angelo Domenico per la maggioranza e Claudio Leto per la minoranza, anche se mi pare sia il caso in questo ordine del giorno, come sempre abbiamo fatto storicamente come comune di Santo Stefano Quisquina, andare oltre alla minoranza e alla maggioranza per costituire quando si tratta di rappresentare all'esterno il nostro comune. Lo abbiamo fatto in questi ultimi 5 anni, lo abbiamo fatto da sempre insieme all'Unione dei Comuni e vi devo dire che la delegazione stefanese si è sempre fatta rispettare per quello che è stato possibile fare all'interno di questo ente che oggi purtroppo è in gravissima difficoltà. L'Unione dei Comuni Platani Quisquina Mazzolo in questo momento è retto come presidente dal sindaco di San Biagio Platani, Filippo Bartolomeo, alla presidenza della Giunta, però devo dire che purtroppo a oggi come servizi, io parlo anche da consigliere comunale uscente insieme all'Unione, come servizi siamo al palo. L'articolo 8 delle funzioni e delle competenze dell'Unione del Comune Platani Quisquina Mazzolo oggi, devo dire purtroppo, ahimè, che non sono assolutamente presenti in nessun comune, non sono assolutamente presenti sul territorio della zona della montagna. Mi riferisco ad alcuni servizi per cui era nato l'Unione. Per questo noi credo che dobbiamo lavorare con forza a un rilancio dell'ente, è una frase che purtroppo abbiamo ripetuto da tanti anni e anche per problemi economici, per problemi contabili purtroppo non è stato possibile portare avanti. Io voglio ricordare che l'Unione dei Comuni ha in questo momento un problema di cassa, dobbiamo incassare ancora i trasferimenti del 2010, i trasferimenti per il 2011, 2012 e 2013 sono stati accorpati in un unico trasferimento, questo significa chiaramente che sarà un trasferimento molto molto ridotto e per questo si perderebbero almeno 2 anni di contributi. A oggi non c'è ancora un avanzo di amministrazione e quindi la situazione è assolutamente di stallo. Io auspico sinceramente che la cosa si possa nel più breve tempo possibile ricostituire con grande forza, sia nominato più presto il nuovo segretario comunale, perché l'Unione in questo momento non ha nemmeno la presenza di un segretario e pertanto possa da subito essere quel volano di sviluppo che tantissimi anni fa abbiamo immaginato in un percorso unitario di sviluppo della zona della montagna, andando al di sopra, al di fuori dei campanilismi sterili che in questo momento non servono a nessuno. Oggi più che mai c'è un forte momento di accorpamento di servizi, anche stante ai problemi che ci sono all'interno degli enti locali, e quindi io credo che anche alla luce delle nuove normative che vedono la soppressione delle province, l'Unione dei Comuni possa essere veramente un volano di sviluppo per l'intero territorio. Quindi tanti auguri Claudio, tanti auguri Lillo, tanti auguri Domenico. Siamo sicuri che possiate rappresentare senz'altro insieme all'Unione del Comune la delegazione di Santo Stefano che si farà rispettare e si farà sentire sempre nell'interesse della comunità. Grazie. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, determinazione dell'indennità di funzione da corrispondere al Presidente del Consiglio e del gettone di presenza ai consiglieri comunali. È quella proposta di deliberazione. Premesso che con delibera di giunta comunale numero 30 del 25/3/2013 è stata deliberata la rideterminazione dell'indennità di funzione da corrispondere agli amministratori comunali, senza l'articolo 19 della legge regionale 32.000, del regolamento di cui al decreto presidenziale numero 19 del 18/10/2001 e del decreto assessoriale numero 463 del 29/2008, che con la predetta delibera di giunta comunale l'indennità di carica del sindaco è stata rideterminata in euro 2.272,80. Visto l'articolo 4 del decreto presidenziale 18/10/2001 numero 19, dove è stabilito che le indennità di funzione dei presidenti dei consigli comunali fino a 40.000 abitanti è pari al 45% dell'indennità prevista per il sindaco,
Visto il comma 2 del citato articolo 19 della legge regionale 32.000, laddove prevede che tale indennità è dimezzata per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale, ingegnere Greco Lucchino Pietro, è un lavoratore dipendente, l'indennità da corrispondere è determinata in euro 511,38, che ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 32.000 del regolamento di cui il decreto presidenziale 19 del 18-10-2001 e del decreto assessoriale 463 del 29-2008, gettoni di presenza per i consiglieri comunali con popolazione sino a 5.000 abitanti è quantificato in euro 26,41. Vista la nota allegata alla delibera di Consiglio Comunale numero 23 del 24-6-2013, nella quale il Presidente del Consiglio dichiara di rinunziare all'intera indennità di carica, come sostenuto in campagna elettorale. Il 50% dell'indennità stessa confluirà in un fondo da utilizzare per la realizzazione di interventi a favore della collettività, altro 50% che confluirà in un apposito capitolo del bilancio comunale sarà utilizzato per il funzionamento dell'ufficio della Presidenza del Consiglio. Per quanto sopra detto, si propone di determinare l'indennità di carica spettante al Presidente del Consiglio Comunale in euro 511,38, di determinare il gettone di presenza dei consiglieri comunali in euro 26,41, di dare atto che il Presidente del Consiglio rinuncia all'intera indennità di carica e che la stessa del 50% confluirà in un fondo da utilizzare per la realizzazione di interventi a favore della collettività, l'altro 50% confluirà in un apposito capitolo del bilancio comunale e sarà utilizzato per il funzionamento dell'ufficio della Presidenza del Consiglio. La parola al consigliere Tobarone. Intanto buonasera Presidente, buonasera colleghi consiglieri comunali, alla Giunta, ai cittadini presenti e in visione. Per quanto riguarda la proposta che lei ha appena detto, Presidente, con la legge PIE, che sono tratto che discendo dall'applicazione della norma, quindi non abbiamo avuto la legge PIE, siamo d'accordo per votare. In aggiunta noi proponiamo, noi come gruppo consigliare Alessandro Stefano, proponiamo al Consiglio di rinunciare al gettone in presenza che compete ai consiglieri comunali e di far concluire l'importo relativo, calcolato ovviamente in base alle sedute che saranno fatte durante il corso dell'anno, nell'apposito capitolo del bilancio comunale spese di funzionamento del consiglio comunale. Sapete che c'è questo capitolo al quale ogni anno viene destinata una certa somma per il funzionamento del consiglio comunale, insomma che viene prelevata dal monte complessivo dei finanziamenti che arrivano ogni anno. Quindi noi proponiamo di destinare un porto di gettoni di presenza del consigliere comunale a questo capitolo per far funzionare il consiglio comunale e quello che ogni anno veniva destinato dal bilancio appunto come per il funzionamento del consiglio comunale di destinare all'intervento in favore della collettività e in maniera particolare attenti all'area assistenziale, poi per esempio l'assistenza economica sull'ordinario in particolare questa è la nostra proposta. Per tutti i consiglieri comunali lo facciamo per tutti i consiglieri comunali se sono d'accordo. Chiedo la parola a qualcuno. Siamo d'accordo, no, quindi sono d'accordo. Se non ci sono mettiamo ai voti allora la proposta del Presidente integrata con la proposta del consigliere e facciamo una domanda. Unica votazione con la proposta integrata. Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano. Approvato all'unanimità. Approvato per possiamo quindi passare al sesto punto dell'ordine del giorno, modifica della delibera del Consiglio del Commissario regionale, che è la numero 30 del 2
2010-2012, sì, è dalla 2010-2012, di costituzione società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, atto AG1, approvazione schema di statuto e atto costitutivo società consortile responsabilità limitata. Come accennato poco fa, è pervenuta la nota protocollo numero 5037 del 25/7/2013 da parte del proponente, l'architetto Carulla. Si trasmette a proposta di deliberazione modifica delibera del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012 di costituzione società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti atto 2 denominato Agrigento Provincia Ovest, approvazione statuto ed atto costitutivo. La presente proposta sostituisce quella già trasmessa per la trattazione in consiglio che per un errore di trascrizione portava dati errati. Scusandomi per l'inconveniente, la saluto cordialmente. E la stessa deliberazione, come ho accennato poco fa, ci ho refuso, era accettata una delibera del commissario regionale, la numero 1, invece è la numero, quella che ci riguarda, la numero 30 del 2/10/2012. Brevemente voglio dire, questo è un punto di particolare importanza all'ordine del giorno, perché il Comune di Santo Stefano, anche per questo, ha ricevuto una diffida da parte del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. Come sapete, anche nella nota è riportato, il 30 settembre 2013 avviene la cessazione definitiva dell'attività in capo alla società ad ambito. Questa per la prima volta anche è prevista, dice l'assessore, è prevista per il 30 aprile 2013. Ci sono stati continui rinvii, ma sembrerebbe, uso il condizionale, che questa volta sia la cessazione definitiva. Quindi si passerà a un nuovo assetto organizzativo che si passa, no, devo così lo dico per tutti, ho previsto il regolamento che abbiamo fatto, è vietata il telefono che sono stati, lo dico per tutti, così sono stati spenta il regolamento. Si passerà quindi a questo nuovo assetto organizzativo che è delineato dalla legge regionale 9/2010. Questo passaggio dal vecchio assetto al nuovo deve avvenire giustamente senza soluzione di continuità, vuol dire la spazzatura non può restare un solo giorno in mano a nessuno, deve essere comunque garantito il servizio di spazzamento, il servizio di raccolta e di trasporto. Quindi saranno costituite in sostituzione della società d'ambito queste società consortili, le SRR cosiddette, che saranno costituite dai comuni. Per quanto ci riguarda, la nostra SRR è quella che riguarda la provincia di Agrigento, la zona ovest della provincia di Agrigento. Cosa è successo? C'era un atto costitutivo e uno statuto che è stato approvato da un commissario regionale nel 2012, tutto in base alla legge 9/2010. La normativa un po' è stata modificata. Nell'atto costitutivo che è stato approvato dal commissario regionale era prevista, o è prevista ancora, la costituzione di una società per azioni. Le nuove norme che si sono succedute a quella, soprattutto c'è una direttiva, in particolare una direttiva del 2013, e una circolare, la circolare 1/2013, la numero 221, in questa direttiva è stata data la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata anziché una SPA, che per dire è molto più costosa anche la costituzione. In,
in periodo di spending review è stata anche data facoltà al Comune di fare questo. Un'altra cosa che è stata chiarita anche con una successiva circolare, che la circolare, la circolare trasmessa con nota 1213 al 16 maggio 2013, con questa circolare è stato chiarito, come peraltro prevedeva la direttiva, che il componente del consiglio di amministrazione, l'amministratore, non deve necessariamente essere il sindaco, può essere anche una persona designata. La nota. Vado al punto specifico per questa. Questa è stata una nota successiva alla direttiva. Vado subito al punto. Con specifico riferimento ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'SRR, il quadro normativo di riferimento non comporta il necessario automatismo tra la figura del sindaco e la qualità di amministratore dell'SRR. Se si va infatti alla direttiva questo è chiarito che può essere una persona, cioè non è la direttiva, però questo è un chiarimento della direttiva. La direttiva escludeva categoricamente. Escludeva il sindaco, però il chiarimento, però il concetto è questo. Per cui le modifiche che sono proposte a quella alla delibera del commissario regionale, due modifiche sostanziali sono queste: che la società, anziché essere un SPA, un SRL, e che non è necessario, cioè non è il rappresentante del consiglio di amministrazione, non deve essere necessariamente, può essere anche il sindaco, può essere un'altra persona designata. Queste sono sostanzialmente, perché non vi vado a leggere, leggo la proposta di deliberazione, non vi vado a leggere tutto lo statuto o l'atto costitutivo, perché il due punti è identico a quello che ha approvato il commissario regionale, è solo un adeguamento. Dicevo, ritorno alla nota di diffida che ha fatto l'assessorato. L'assessorato ha stabilito che entro il 31/7/2013, proprio in considerazione che entro il settembre 2013 cesseranno le società d'ambito, entro quella data devono essere costituite le SRR. Allora do lettura alla proposta di deliberazione e poi apriamo il dibattito. Premesso che con deliberazione del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012 veniva deliberato di costituire, assieme agli altri enti territoriali ricompresi nel lato 2, denominato Agrigento Provincia Ovest, e che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di quell'articolo 5,3 della legge regionale 84/2010 numero 9, una società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti atto numero 2, denominato Agrigento Provincia Ovest, per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti della suddetta legge regionale. Con citata deliberazione si è proceduto altresì ad approvare il relativo schema di atto costitutivo e di statuto della società consortile per azioni. Considerato che il quadro normativo di riferimento è stato recentemente novellato dalla legge regionale numero 3 del 9/1/2013, e che l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ha emanato una direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti, circolare protocollo 221 del 1/2/2013, che con la citata direttiva, al fine di consentire una più snella strutturazione generale dell'SRF, l'assessorato regionale prevede la possibilità di adottare lo schema di statuto di società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale minimo pari a 10.000 euro. Che la stessa direttiva precisa che per i soci dell'SRR dovranno intendersi i comuni consorziati e non già i sindaci, e che in conseguenza la carica di amministratore non può corrispondere con la figura fisica del sindaco, ma solo con chi dal comune viene designato quale amministratore, il cui potere di nomina appartiene all'assemblea dei soci dell'SRR e che conseguentemente
le previsioni statutarie di cui al comma primo dell'articolo 17 dello schema di statuto SRL predisposto dall'assessorato regionale dell'energia e dei servizi pubblici utilità deve intendersi non conforme al disposto di quell'articolo 6, comma 4 della legge 9/2010, ritenuto di fare proprie le indicazioni di cui alla direttiva assessoriale. Che occorre quindi procedere alla nomina della deliberazione alla modifica, scusate, della deliberazione del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012 ed adottare lo schema di statuto e di atto costitutivo di società consortile a responsabilità limitata con capitale sociale pari a euro 10.000 al costo dello schema di statuto e di atto costitutivo di società consortile per azioni con capitale sociale pari a 120.000 euro. Che occorre procedere alla modifica del primo comma dell'articolo 17 dello schema di statuto SRL predisposto dall'assessorato regionale dell'energia e dei servizi pubblici utilità nel senso indicato nella direttiva. Vista la nota protocollo 28.112 del 9/7/2013 dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi pubblici utilità del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con la quale diffida i sindaci dei comuni appartenenti all'SRL, Argento Provincia Ovest, a costituire entro il termine perentorio del 31/7/2013 l'SRL di appartenenza, stipulando in particolare l'atto notarile di costituzione. Vista la legge 142/90 e successive modifiche di integrazione, così come recepita la legge regionale 48/91 e successive modifiche e l'integrazione, vista la legge regionale 26/2003 ed il QL, approvato con decreto legislativo 267 del 18/8/2000, visto l'Orel, propone di abrogare la parte della delibera del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012, dove si approva lo schema di atto costitutivo della società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Ato 2, denominato Agrigento Provincia Ovest. Approvare lo schema di atto costitutivo della società consortile a responsabilità limitata, denominata Società per la regolazione del servizio di gestione rifiuti Ato 2, Agrigento Provincia Ovest, che è composto da un numero 11 articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente e viene allegato con la lettera A. Di abrogare la parte della delibera del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012, dove si approva lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti Ato 2, Agrigento Provincia Ovest. Approvare lo schema di statuto società consortile responsabilità limitata denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Ato 2 Agrigento Provincia Ovest, che è composto da 28 articoli, fa parte integrante e sostanziale della presente e viene allegato con la lettera B. Fissare il capitale sociale della società consortile responsabilità limitata in euro 10.000. Di abrogare la parte della delibera del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012 che suddivide il capitale sociale in 10.000 azioni di valore nominale pari ad euro 12. Determinare in euro 380,48 la quota di partecipazione societaria dell'ente pari al 3,805% del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata, fissato in euro 10.000. Fare salvo tutto quant'altro contenuto nella citata determina del commissario regionale numero 30 del 2/10/2012 che non sia in contrasto con la scelta di costituire una società consortile a responsabilità limitata. Dare atto che le spese derivanti da obblighi speciali tassativamente regolate dalla legge per la costituzione dell'SRL Ato 2 di finanziare la spesa di euro 380,48 relativa alla quota di partecipazione societaria dell'Ato denominato Agrigento Provincia Ovest corrispondente al 3,805% con il bilancio 2013 in corso di stesura e di prenotare l'impegno di spesa di euro 500
relative alle spese notarili per la costituzione della società di che trattasi, con imputazione all'interrogato numero 1095102, impegno numero numero 718, esercizio provvisorio del bilancio 2013. Di dare alla delibera immediata esecuzione. Santo Stefano, 17.7.2013. Apriamo il dibattito se ci sono interventi. Consigliere Tobarò. Sì, Presidente. Io continuo a non capire il discorso per il quale ho capito brevemente poco fa, cioè la cura di avvicinamento, perché dalla lettura della cosa che lei ha fatto ancora, come dire, rimane valida la formulazione della direttiva su cui esclude categoricamente la coincidenza della cura dell'amministratore con quella di sindaco. Mentre mi faccio di capire dalla nota di cosa che lei ha detto poco fa, che come dire, era una possibilità, mentre ripeto dalla tenore della proposta, così come anche nella direttiva, è chiaro che invece si è trattato di un'esclusione categorica. Quindi questa è la prima cosa che vorrei chiarire, no? Stiamo procedendo all'approvazione di uno schema di atto costitutivo di una società e dobbiamo capire come funzionerà esattamente, in che termini, con quale figure. Dalla nota, ci sono interventi, posso. Cioè dalla nota dell'assessorato che con specifico riferimento ai componenti la rileggo. Del Consiglio di amministrazione dell'SRL, il quadro normativo di riferimento non comporta il necessario automatismo. Sì, questo mi è chiaro, cioè, ma è la lettura di quello che lei fa, sì. Però sì. Questo non è la stessa cosa che riportate nella proposta che abbiamo, che lei ha letto, che quindi noi dovremmo approvare, quindi dovremmo eventualmente modificarlo. Dico, e non coincide con quello che è detto nella stessa direttiva mandata dall'assessorato, perché qui mi pare si esprime proprio in maniera chiara e categorica, la direttiva che si ce l'ha davanti pure. La possiamo guardare, dice, in conseguenza della carica di amministratore non può corrispondere, quindi escluso categoricamente, con la figura fisica del sindaco, ma solo con chi dal comune viene designato quale amministratore. In questo caso dovremmo capire con quale modalità l'amministratore viene designato da parte di chi. Sono cose che a me personalmente, al mio gruppo, risulta molto chiaro. Poi avete informazioni. La parola al segretario Panchera. Circa questi sono, questa nota sono chiarimenti che è nato, la problematica è stata messa in evidenza, deve stare mettendo in evidenza, no? Questa è stata anche specificata da altri comuni. E quindi l'assessorato il 16 maggio 2013 ha emanato questa circolare dove chiarisce dicendo che non c'è un necessario automatismo. Vuol dire che può essere anche fatto, può essere scelto il sindaco come amministratore o altra persona. Con il chiarimento, io do la parola a lui. Sono cose per capire, perché evidentemente con la lettura cose sembra che ci sia contraddizione, invece bisogna leggerla diversamente, nel senso che esclude l'automatismo, cioè il sindaco, in quanto sindaco, non ricopre quella carica. Però nel momento in cui è designato, non è in quanto sindaco, ma come cacciatore Francesco, da parte dell'assemblea del voto, anche se sindaco lo può benissimo fare. Cioè non c'è l'automatismo che essendo sindaco rappresenta il comune e quindi può assumere quel potere amministratore, ma comunque va designato dall'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci da chi è costituita? È costituita dai rappresentanti dell'ente, anche dai rappresentanti dell'ente. Quindi dai sindaci dei comuni eletti? No, da quelli designati dai singoli comuni. E questo ricordiamo. Quindi se il Consiglio Comunale di Santo Stefano non è potesse designa come proprio rappresentante Francesco Cacciatore il sindaco, e l'assemblea elegge, quella sempre legge come proprio amministratore cacciatore Francesco, può essere amministratore di quella società, ma non perché sindaco è Santo Stefano, ma perché è stato designato
per rappresentare il comune di Santo Stefano. Io la interpreto in maniera diversa, mi consente se ne dà. Cioè noi stiamo facendo confusione, noi per gli utenti ci stanno portando a fare confusione tra la figura di amministratore, la figura di rappresentante degli enti che costituiscono la società. Perché sembrerebbe dalla lettura delle carte che amministratore sia colui che rappresenta i soci, quindi nel caso nostro il comune di Santo Stefano di Cipino. Ci sarà una persona che rappresenterà il comune di Santo Stefano di Cipino in seno a questa società. Allora, la prima domanda è: chi sarà questa persona? Designato da parte di chi? Da quale organo? Dal consiglio, dalla giunta? Io non sono riuscito a capirlo, è una richiesta che faccio di chiarimento. Quello che lei dice di amministratore, in quel caso sarebbe il componente del consiglio di amministrazione, quindi lo capisco perché è il passaggio successivo, ma il primo passaggio che bisogna fare è quello di, per ogni comune, individuare il rappresentante di ogni comune suo. Questa individuazione, chi la fa e in che modo? Penso il sindaco. Allora, è un suo pensiero che può essere, come dire, anche condiviso, però dico, io non sono riuscito a trovarlo. Il momento è lui che fa il sindaco, ce ne è allora dovrebbe essere chiaro. Ma il non c'è, però come non lo c'era. Scusa, prego. È un problema tecnico, anche del difficile lettura. C'è la normativa regionale che con molta puntualità, a parte voi l'avete indicato alcune commissioni, quelle che abbiamo letto stasera, commissione elettorale e giudice popolare, che non ne sono di competenza il sindaco, perché quando all'inizio è uscita la legge 7, addirittura anche quelle commissioni le abbiamo fatte del nome del sindaco. Poi siccome derivavano in materia elettorale da una legge, e la materia era regolata anche a livello nazionale, dove la competenza un po' esclusiva c'era da parte della regione, una circolare ha stabilito che due commissioni, commissione per il giudice popolare e commissione elettorale, la competenza in Sicilia restava del Consiglio Comunale. Tutte le altre nomine presso società partecipate, presso altri enti, a meno che lo statuto dell'ente tipo l'Unione dei Comuni, dove lo statuto dell'Unione stabilisce che il rappresentante di ogni comune sono il numero dei tre sono eletti al Consiglio Comunale, escluso quello che specialmente vengono per la normativa nazionale designate dal sindaco, nominate dal sindaco. Questa è una norma generale, bisogna risalire alla norma generale che fa questo. Ma specifica anche come competenza del sindaco, non solo cellulare, dove la legge dice tutti i rappresentanti dell'ente presso altri istituzioni vengono nominate dal sindaco. La 34 del 94 che andava a modificare la legge precedente. Restano fuori quelle che la legge o altri statuti, o lo statuto anche nostro, potrebbe stabilire anche diversamente, perché nell'autonomia potrebbe stabilire diversamente. Ecco perché il legislatore sta cosa affronta in maniera un po'. Bisogna un po' risalire a tutto il passaggio. Volevo a chiarimento, volevo tenere su quello che stiamo votando. Noi in questo momento stiamo parlando di chi designerà il sindaco, però noi stiamo votando una modifica. Voglio riportare lo schema di l'atto costitutivo approvato dal commissario regionale al punto 18, quello che stiamo sostituendo che era all'articolo 18, e dice: la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri eletti dall'assemblea. Subito dopo dice: la decadenza della carica di sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore. Anche lì non è chiaro, perché si capisce da queste cose, si capisce che è il sindaco, come questo lo statuto, che quello che oggi noi stiamo approvando in sostituzione recita così: la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri scelti tra coloro
che sono stati designati quali amministratore dai comuni soci. Quindi siamo in linea con la circolare esplicativa, con i chiarimenti che non c'è l'automatismo. Noi in questo momento stiamo votando questo schema di statuto, adesso che poi con uno schema di statuto che è stato anche dato dal dipartimento, quindi ancora posso? Sì, prego. Sì, quindi mi convince quello che dice, così come mi convince anche la persona che ha fatto la segretaria comunale, che sicuramente ha dato una spiegazione logica di quello che potrebbe essere, però io vorrei che il Consiglio riflettesse anche su questo. Intanto mi pare che entro la fine del mese deve essere costituita la società. La fine del mese è da tre giorni, non è da un anno o tra l'altro. Quindi da tre giorni ci devono essere le persone che fisicamente devono recare da un notaio a costituire questa società. Noi oggi ne abbiamo 26, ci sono consigli comunali che terminano intorno a qualche giorno. Ancora in questo momento non sappiamo chi fisicamente si dovrà mettere sulla mano e andare dal notaio a rappresentare come è stato sempre qui fino a questo punto. Io ho visto come le persone di carattere pratico, se volete. Ma posso aggiungere di più, e voglio aggiungere di più. Cioè, voi pensate che noi possiamo approvare il statuto e l'atto costitutivo di una società così importante come ricordavo nel suo discorso introduttivo, cioè che dovrà gestire il servizio del proprio dipartimento delle rifiuti da qui al 2030, e il servizio rifiuto lo trattiamo tutti, che ci perdiamo parole, che è un servizio fondamentale per una comunità come la Santo Stefano, per tutte le comunità, è un servizio fondamentale. Quindi dico, pensate che si possa partire in questo modo, cioè andando a costituire una società della quale in questo momento non sappiamo neppure chi farà parte, a che titolo, in che modo, chi sarà in via definitiva a designare, eccetera. A me sembra una cosa, sinceramente, che, come dire, un consiglio comunale prima di approvare questi termini sulla quale devo fortunatamente intervenire. Vero è, come lei fortunatamente ricordava, che noi stiamo intervenendo per modificare qualcosa che era già stato fatto da parte del commissario, però era stato fatto dal commissario, il consiglio comunale non si è potuto assumere la responsabilità di approvare quello per di statuto e per l'altro di altri costitutivi. Abbiamo fatto tutto il commissario, che tutto ricadeva come dal punto di vista della responsabilità politica sulle spalle del commissario. Io credo, ripeto, che un consiglio comunale, senza avere le idee chiare fino in fondo come mi pare di capire sia anche la persona, non possa assumersi la responsabilità di andare a votare ad approvare una proposta di questo genere. Non so la maggioranza cosa pensa, il pensiero del gruppo di opposizione è questo. Sentiamo appunto la maggioranza che cosa pensa di fare, dopodiché noi decideremo come votare. No, noi pensiamo consigliere Gaetanisi. Fino a oggi su questa materia quanti consigli chiamati a decidere su qualche aspetto hanno diciamo messo e quindi poi l'assessorato nominato dei commissari, questo non è servito alla buona gestione diciamo, del servizio. A un certo punto visto alla buona gestione complessiva del servizio, non solo nel caso specifico di Santo Stefano, cioè proprio hanno causato 2 miliardi di debito in 7 anni in Sicilia, quasi 2 miliardi, cioè 1 miliardo e 500 milioni. Quindi l'atteggiamento dell'amministratore dice non voto perché non vuole nessuna responsabilità, secondo me è sbagliato. Dobbiamo togliere qualsiasi scusa a chi a livello regionale sta tentando di seguire questa strada. E quindi secondo me stasera il Consiglio si deve pronunciare. Perché non è quello il problema se va il sindaco o l'amministratore. È chiaro che in primis andrà il sindaco a fermare gli altri, non può andare un altro soggetto. E il problema poi non è solo nostro, è un problema regionale, cioè effettivamente ci lavorano da 2 anni e non si chiariscono, fanno una legge, poi dopo 2 mesi una circolare che si è mangiata 3 articoli, poi una fa la legge, così siamo in Sicilia, cioè ormai lo sappiamo, cioè in 2 anni non sono riusciti a chiarire questi aspetti, questo concordo. Però non è che possiamo risolvere noi. Non deve mancare, secondo me, per come Santo Stefano, il mancato avvio dalle serre. Perché a oggi questo atteggiamento ha causato solo debiti che vengono poi posti a carico dei contribuenti. E finora c'è stata diciamo, una tendenza negativa, che è quella, come dice qualcuno, di
confondere i fini con i mezzi, nel senso che questo servizio in Sicilia è stato utilizzato non per raggiungere il fine della raccolta dei rifiuti, ma per altri fini che sappiamo tutti. Quindi ritengo che sia opportuno votare e poi si chiarirà. Io penso che il gruppo di maggioranza su questo sia concordo. Io posso capire fino a un certo punto e condividere anche fino a un certo punto la riflessione che ha fatto il ragazzino sul fatto che le società come possa relativamente hanno prodotto quella montagna di tempi, che il servizio non ha funzionato in gran parte del territorio regionale. Fortunatamente devo dire che, come dire, da questo punto di vista siamo tra le poche realtà nelle quali il servizio in un certo modo, in una certa misura, ha sicuramente funzionato. Però questo non c'entra, con l'approvazione dello schema di atto costitutivo e di statuto di una società con queste carenze alla parte, nessuno si vuole esimere la responsabilità di approvare, però con uno schema di statuto di atto costitutivo che sia chiaro e che ci metta nella condizione di poter decidere con le cognizioni di caso su quello che andiamo a proporre e su quello che andiamo a votare e chi lo deve votare. Penso che il Consiglio abbia sbagliato anche la volta precedente a non pronunciarsi, perché se si è chiamati a amministrare non si può per convenienza politica dire viene il commissario, perché il commissario poi costa 300-400 euro, ma sono comunque costi a carico del comune questi importi, e teoricamente questa situazione può comportare responsabilità penale. Ma al di là di questo, questa storia è iniziata nel 2006, no? Cioè, per la mia persona l'ho vissuta quasi drammaticamente, perché ti rendi conto che in Sicilia certe volte i problemi non si vogliono risolvere e si crea una situazione per creare danni. E con il bilancio, che sì, cioè, qui magari ha funzionato, però non conosco bene gli importi, ma anche qui ci sono stati dei debiti con il bilancio da pagare per questo servizio. E se poi quella tassa si arriverà a bollette di 500-600 euro, andrò a spiegare ai pensionati dove devono fare 600 euro per finanziare che cosa? L'inefficienza strutturale, abbiamo visto. Cioè, sento questa offre, come analisi del fenomeno, non è una questione personale, però nessuno può negare che in Sicilia questo sistema è fallito. Per l'incapacità della classe politica regionale, non ha avuto assolutamente l'intelligenza, la capacità di fare il fondo. Ora, ripeto il discorso che ho fatto, siamo stati chiamati per decidere. Non credo che sia sostanziale questa cosa, perché poi alla fine, se ci sarà un problema, il notaio che dovrà stilare questo atto, se vedrà che proprio non si può fare, non lo farà. E così anche l'assessorato, nonostante sia un magistrato eccetera, prenderà atto che dopo 8 mesi, al di là delle belle parole, non si riesce a chiarire neanche come fa una società di responsabilità limitata per gestire il servizio di tutti. Ma questo non è il nostro problema. Io sono per votare. Io, prima di dare la parola al sindaco, vorrei aggiungere questa discussione con degli elementi per chi ascolta e anche per i consiglieri comunali. Noi siamo a questo punto, c'è stata una legge regionale, è una direttiva che prevede, proprio per evitare una discontinuità, prevede la costituzione delle aree. Sono le aree di raccolta ottimale che potranno formare i comuni. È quello che è stato sempre detto, esiste la possibilità a valle dell'SRR di costituire delle aree. Anche un singolo comune, comune montano con più di 3.000 abitanti, per esempio, può gestire da solo, oppure aggregazioni di comuni con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Quindi il nuovo sistema è questo. Ci sono le SRR che sono intanto dei consorzi di enti locali e diventano enti locali. Questo è un fatto, qui esprimo una mia opinione, un fatto fondamentale, perché non è un SFA a totale capitale pubblico. Leggo qui la direttiva che dice queste cose. Questo è un consorzio di diritto privato in regime pubblico, stante lo svolgimento di funzioni pubbliche, con la conseguenza che in materia di appalti di beni, servizi ed opere si applicano le disposizioni del codice degli appalti alla stregua degli enti pubblici. E poi in materia di procedure fallimentari, quindi noi stiamo parlando di sostituire
una S più alto dal capitale pubblico che per intenderci faceva le assunzioni così credo che la stiamo sostituendo in malafede con un, così chiamando i componenti sindaci, chiamava una persona e dice domani vieni, costituendo l'SRL che è un consorzio di enti locali per fare un'assunzione, lo dice qui chiaramente, detto anche nello statuto che noi stiamo, nello schema che stiamo approvando, bisogna fare un concorso pubblico. Quindi stiamo facendo quello che stiamo, allora è vero che l'ha fatto il commissario regionale, però adesso siccome noi stiamo riapprovando oppure facciamo attenzione, noi stiamo parlando di questo soggetto. Ora ritorno al discorso delle aro, cosa succede? Le aro, sì, questo è chiarimento come informazione, le aro si occuperanno dello spazzamento, della raccolta e del trasporto degli impianti, cioè delle discariche, degli impianti di compostaggio, si occuperanno le SRL. Il personale che attualmente è in carica per legge passerà alle SRL, non passerà alle ARO. Le ARO avranno poi la costituite o da un singolo comune o da più comuni, avranno anche la facoltà, come tutti gli enti locali, di affidare i servizi a terzi, a società miste o a gestirli anche in house, in proprio. Quindi, a mio avviso, tutto questa, per quanto possa essere, questa è una mia opinione, disorganica come legge, ci possano essere dei vuoti, la legge cerca di venire incontro a tutte le disfunzioni che si sono verificate con le SPA totale capitale pubblico, che per la verità nel caso del nostro atto non sono state eclatanti, ma se parliamo della POE e di altri atti sono state devastanti, e questa legge va in quella direzione. Cosa succede adesso? Che in ogni caso le ARO per legge dovranno essere costituite prima della cessazione delle società dell'ambito, però c'è questo vuoto che non ci sono le SRL e da qui la diffida, dice subito dovete costituire le SRL, altrimenti là senza SRL si troverebbe paradossalmente a non avere né personale né, nel caso nostro, di una discarica o di un impianto di compostaggio. Dice ancora la diffida, e questo che non è un fatto da trascurare, che se noi non approviamo questo subito, se non viene costituita la SRL entro il 31 luglio, non solo che nomina il commissario, l'assessorato, ma anche nomina il componente del consiglio di amministrazione. Quindi ci toglie il problema se è sindaco o non sindaco. Questo, a mio avviso, è un motivo in più perché l'argomento vada affrontato e risolto prima del 31, prima del giorno 31. Fino al giorno 31, tengo anche all'osservazione del consigliere del protocollo, fino al giorno 31 il comune di Santo Stefano, a mio avviso, è un'opinione questa, deve trovarsi pronto, deve dire all'assessorato io sono pronto col mio legale rappresentante, che non è detto che poi sia l'amministratore. Il sindaco va a firmare nella qualità di legale rappresentante del comune lo statuto e l'atto costitutivo della società. Grazie, io il mio intervento è stato un po' lungo, ma ho voluto un po' chiarire alcuni punti per sapere cosa stiamo votando. Sì, passo la parola al sindaco. Grazie Presidente. Io potrei fare anche a meno di parlare perché già la parte finale del Presidente ha chiarito ovviamente quello, diciamo, in modo inequivocabile qual è il passaggio appunto delle SRL. E volevo soltanto dire una cosa importante. Noi questa modifica ce la siamo trovati e alla luce anche, diceva bene il consigliere Tobarone, allora quando il commissario è venuto, il consiglio comunale non ha votato allora la società di regolamentazione dei rifiuti. Io vedo qua la proposta di delibera ancora firmata dall'architetto Lupo, presentata il 25/9/2012, già era tutto pronto e noi allora non votavamo perché c'era un vuoto nella normativa. Io lo considero
anche questa analisi tutto sommato corretta da ambo le parti, perché in effetti in questi anni, la legge regionale 9 del 2010, in questi tre anni, fino alla legge regionale 3 del 2013, ha previsto circolari, ha chiesto alcuni passaggi e devo dire obiettivamente che alcune cose forse ancora sono inedite da chiarire. Per questo dico, sono andato più di una volta in questi giorni a degli incontri organizzativi, c'è stata un'assemblea dei sindaci tenuta il 1 luglio 2013, proprio qualche giorno fa, a Sciacca, all'assemblea, alla sala consigliare del Comune di Sciacca, dove appunto si pone con forza alcuni paletti, perché qualche altra cosa da chiedere in effetti ci sarà, ma in questa sede, non siamo chiamati noi a designare, a parlare di cariche, di designazione di persone, di figure istituzionali. Qua il problema è noi che stiamo andando a modificare una delibera di un commissario regionale. Tra l'altro ci siamo andati a modificare poi già un buon 70% dei comuni hanno fatto in questi giorni, perché i comuni che già hanno deliberato questa modifica poi ce l'hanno comunicato per conoscenza, cito Cianciana, tipo Sciacca e altri comuni, io ho tutte qua le comunicazioni, noi siamo andati a modificare dopo che l'assessore Marino, come diceva prima il Presidente, ha diffidato i sindaci in modo improgressionabile al 31 luglio 2013, devono essere costituite le SRR. Le SRR sono un primo passaggio. Poi, per quanto riguarda il passaggio storico più importante, come andremo a gestire il servizio, ed è questo che posso prendere la responsabilità politica, che faremo una riunione andando a verificare quello che dobbiamo fare tutti insieme, anche coinvolgendo le parti sociali, perché questo sarà una decisione veramente storica, quello sarà un problema successivo, come diceva il Presidente, degli altri, ma quello è un passaggio che in questo momento esula, perché noi stasera siamo andati a votare un'altra cosa, siamo andati a votare una modifica alla società per la manutenzione dei rifiuti che è propedeutica alla costruzione degli altri. Allora, è mia intenzione, è la nostra intenzione, comunque quello di capire, non quello di ostacolare, ovviamente. Capisco quello che lei ha detto, che chiarisce anche in parte quello che sarà il futuro, così come capisco e in parte davvero anche quello che sarà il futuro, così come lo ha interpretato il sindaco. In questo momento ci sembra semplicemente di capire che schema. Atto costitutivo del sistema di salute stiamo approvando. È ovvio che quello che lei dice, con riferimento in particolare al cambiamento di tipologia societaria, è una cosa fondamentale, una cosa importante, che condividiamo. Quindi per noi la proposta legge potrebbe essere approvata. Se, come dire, fosse una proposta completa, quindi che ci mettesse nelle condizioni, da fine anche quel dettaglio, che poi il dettaglio non è una cosa importante, fondamentale per noi, per il futuro. Per poter appunto approvare un atto con chiarezza di idee, con possibilità di una riflessione completa e complessiva. Quindi non vogliamo ostacolare niente di nessuno, vogliamo semplicemente capire quello che stiamo approvando e vogliamo approvarlo con soluzione che ha dato. Chiaramente l'ultima volta che lei ha letto nella proposta non è riportata, alcune cose le abbiamo preso direttamente in atto per cui siamo dibattenti, stiamo cercando di capire quale può essere la soluzione migliore per il nostro lavoro, per quello che ci interessa. A questo punto io chiedo se ci è consentito una piccola pausa, ne parlo con il gruppo, ne parliamo veramente con il gruppo, alla luce di quello che è stato detto in quest'anno. Una pausa, sì, facciamo una pausa di 10 minuti. Prendiamo la seduta, consiglieri, facciamo di nuovo l'appello nominale. Massaro Laura, Di Maggio Rosangela, Impantone Giovanna, Gaetano Misio Salvatore, Carina Vito Calogero, Messina Massimo, Camilla Antonino, Angelo Domenico, Cardinale Giuseppina, Gaetani Maria, Leto Barone Stefano, Leto Claudio, Leto Barone Barbara, Mortellaro Nicola. Sì.
ribattito la parola al consigliere Tobarone. Abbiamo avuto modo di dibattere un po' sul quanto era chiesto in aula, e la nostra posizione è questa, pur ribadendo il nostro convincimento sulla proposta per la carenza di cui abbiamo dibattito, ci aspettavamo sinceramente che a distanza di 3 giorni dalla scadenza finale, quella della Costituzione, l'avete fatto, ma lei fosse ufficiale, che ci fosse una maggior chiarezza e qualche indicazione. Aspettiamo che successivamente la comunicazione ci venga a comprendere per dare qui al 31 di luglio quanto riguarda la parte della Costituzione della società, così come anche per quanto riguarda l'altro, il successo di previsto. Detto questo, Presidente, delle responsabilità, pur rimanendo convinti che la proposta sia poco chiara e non definita al 100% per quello che abbiamo detto adesso, Presidente, delle responsabilità, annuncio il voto favorevole del Gruppo Parlamentare. La parola al Presidente. Ci fa piacere perché su questa vicenda bisogna essere tutti uniti, perché non è il problema, diciamo, la maggioranza della maggioranza. Quindi grazie di questo, diciamo, sforzo. Allora, mettiamo la proposta ai voti per alzare di mano. Per favore, grazie la mano. Unanimità, la proposta. Votiamo immediata esecutività. Immediata esecutività. A unanimità. Passiamo al punto successivo, all'ordine del giorno, punto 7, piano per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1790, triennio 2013-2015, decorrente dall'1/1/2013 al 31/12/2015. Premesso che in conformità alle direttive impartite con circolari numero 3 del 31/3/98 e numero 11 del 12 giugno 2003 dell'assessorato regionale di enti locali, si rende necessario deliberare il piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale per il triennio 2013-2015, decorrente dal 1/1/2013 al 31/12/2015. Considerato che il nuovo codice della strada, assimilando all'articolo 2 le strade vicinali a quelle comunali, demanda ai comuni, come previsto all'articolo 14, l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui articolo 2 e delle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, ampliando così la sfera di intervento della Polizia Municipale, prima limitata alla viabilità comunale. Che il decreto legislativo 0 del 3 aprile 2006, numero 152, norme in materia ambientale, con il quale si dà attuazione alle direttive comunitarie sui rifiuti, amplia ed innova il divieto già imposto dalle precedenti norme in ordine all'abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti, prevedendo una più vasta casistica che impegna la Polizia Municipale in nuovi e più complessi compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni che vanno dall'abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e del suolo, all'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido e liquido, non solo nelle acque superficiali ma anche in quelle sotterranee. E nel quadro dello svolgimento dei servizi di istituto, la Polizia Municipale può assolvere a compiti complementari ed integrativi, quali servizi finalizzati ad assicurare in particolare situazioni di sicurezza alle persone anziane o il pronto intervento in soccorso di anziani soli che ne abbiano urgente necessità. E con decreto legislativo 31 marzo 98 numero 112 sono state ridefinite le competenze delle regioni, province e comuni in materia di polizia amministrativa, le quali dall'articolo 159 vengono definite misure dirette ad evitare danni e pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze.
che in tale contesto la Polizia Municipale viene ad assumere compiti di prevenzione e di repressione di tutti quei fenomeni patologici di carattere sociale che incidono sulla convivenza civile di una collettività. Ritenuto che i compiti determinati in premessa, i quali presentano tipici aspetti di novità rispetto a quelli previsti dalla legge del 1790 e dal regolamento tipo approvato con decreto assessoriale del 4/9/93, sono mirati ed attuati ad assicurare un considerevole miglioramento dei servizi di polizia municipale, con positivi aspetti per la collettività amministrata. E pertanto di dovere approvare il piano di miglioramento dei servizi alla Polizia Municipale predisposto per il triennio 2013-2015, decorrente dall'1/1/2013 al 31/12/2015, sotto l'articolo 13 della legge regionale 1790, vista la circolare assessoriale degli enti locali numero 11 del 12/6/2003, propone di approvare il piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale per il triennio 2013-2015, decorrente dall'1/1/2013 al 31/12/2015, che è allegato alla presente nel parte integrante, di riconoscere che i partecipanti al piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale, che svolgono tutte le funzioni previste dall'articolo 5 della legge 65-86, risultano numero 2 unità. Il proponente, l'ispettore capo di Polizia Municipale Giovanni Capodici. È aperto il dibattito. Il consigliere del governo mi chiede la parola. Per noi va bene questa, va bene, un piano che si è fatto sempre, che ha dato un piccolo contributo, un modesto contributo, un discreto contributo al funzionamento della Polizia Municipale, che sta facendo tutti sappiamo in che condizioni quando riguarda l'unità presente opera, e anche questo piano con un finanziamento impegnativo da parte della Regione consente di fare qualcosina in più rispetto a quello che attualmente si può fare, anche se la Polizia Municipale ha sempre dato prova di grande impegno e di grande senso di responsabilità e di grande attaccamento al dovere. Lo abbiamo sempre fatto in passato, siamo favorevoli a farlo anche per l'ultimo, ovviamente, per cui il gruppo voterà favorevolmente. Passiamo alla votazione, è favorevole. Grazie. Quindi la proposta è approvata. L'ultimo punto, eventuali comunicazioni del presidente, del sindaco, dei capigruppo e dei consiglieri. Devo fare una testimone io della nota, sì, che mi è pervenuta dal gruppo consiliare Leale a Santo Stefano. Sottoscritti i consiglieri comunali Maria Gaetani, Stefano Tobarone, Claudio Oretto, Barbara Tobarone, Colombo Sperlaro, eletti nella lista Leale a Santo Stefano, comunicano la signoria vostra di costituire il gruppo consiliare Leale a Santo Stefano ed indicano quale capogruppo il consigliere Stefano Tobarone. La parola al consigliere Messina. Buonasera a tutti. I consiglieri di progetto comune integrano come capogruppo il consigliere Giovanni Pantone e come vice capogruppo il consigliere Rosario Prima. Un'altra comunicazione possibile. Sì,
sia equilibrante, che è stata portata avanti dal coordinamento del Presidente del Consiglio, un coordinamento che organizza queste attività. Ora, siccome ci ha prestato l'anno 2013, ne avevo parlato ai consiglieri comunali, e stamattina proprio ho ricevuto la locandina. Questo seminario si porterà il venerdì 2 agosto alle 17:30. Prevede l'intervento, c'è il saluto della Sciacca, il saluto dell'avvocato Fabrizio Di Paolo, il sindaco di Sciacca, il saluto del Presidente del Consiglio, Calogero Buono, poi ci saranno i relatori. Previsto prima un intervento dal dottore Burzio, Carmelo Burzio, il segretario generale di Sciacca, aspetti procedurali e ordinamentali del bilancio di previsione degli enti locali. Poi ci sarà anche un altro intervento, ruolo del responsabile del servizio finanziario. Questo sarà a cura del dottor Filippo Carlino, che è il dirigente del Comune di Sciacca, il dirigente dell'area. Altro intervento sarà del dottore Marcello Barbaro, che è il responsabile Sicilia dell'ANCREL, che è l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali. Novità e criticità del bilancio 2013 degli enti locali. Penso che sia un seminario molto interessante al quale i consiglieri comunali, potrebbero partecipare almeno per avere qualche informazione in più, anche un impallinatore generale, qualche elemento per andare poi all'approvazione del bilancio. L'orario all'inizio alle 17:30, la energia alle 17:30, ci organizziamo con questo presente. Se ci sono comunque il sindaco vuole fare. Grazie Presidente, anch'io ho necessità di fare qualche comunicazione ai consiglieri comunali che riguarda una comunicazione pervenutaci in data 5 luglio da parte della Corte dei Conti. Il Comune Santo Stefano Quisquina è stato chiamato in causa per un problema che riguarda il consuntivo 2000 e il rendiconto 2011, ricordo bene, e da un controllo finanziario degli enti il nostro comune è stato convocato per il 22 luglio 2013. Siamo stati presenti con la dottoressa Mortellaro, ci eravamo attivati prima, devo dire la verità, con una memoria molto molto articolata, tra l'altro è stata fatta anche con l'ausilio del revisore dei conti. È stata inviata, diciamo, come memoria il 15 luglio del 2013, poi giorno 22 siamo stati presenti appunto alla Corte dei Conti, alla sezione di controllo per la Regione Sicilia in via Notarbato, proprio per questa udienza. Si aspetta da un momento all'altro quello che sarà il responso, speriamo positivo, e credo positivo per il nostro ente. Sempre il giorno 22 a Palermo, nello stesso giorno, a distanza di qualche ora, a mezzogiorno, c'è stato un incontro a Lanci Sicilia, a Villa Nisceni. Si è svolto un incontro molto importante alla presenza di quasi tutti i sindaci o degli assessori delegati dei comuni inferiori a 5.000 abitanti. Dalle comunicazioni ufficiose che abbiamo, arrivano notizie a dir poco importanti per quanto riguarda il trasferimento regionale del 2013. Si parla a oggi di un minor gettito pari al 58,6%, cosa che sicuramente non permetterebbe a nessun comune sotto i 5.000 abitanti di chiudere i bilanci di previsione. A seguito di questo incontro a Villa Nisceni, tutti i sindaci ci siamo dati appuntamento per un sit-in di protesta con il governo regionale, un sit-in di protesta che sarà fatto il giorno 1 agosto, quindi invito eventualmente i consiglieri, chi volesse essere presente, a dare la disponibilità. Saremo presenti a Palazzo dei Normanni o a Palazzo Torlans, ancora Lancia deve comunicare, per questo appuntamento di protesta, per far sì che diciamo, i comuni almeno recupero, si parla di una percentuale almeno pari al 25% di trasferimenti regionali. Quindi saremo presenti a questo impegno, a questo appuntamento, perché riteniamo che oggi le amministrazioni comunali, soprattutto
superiori ai 5.000 abitanti non possono essere considerati dei meri esattori delle tasse, mentre qua abbiamo un consiglio comunale, la comunità, che ha dato un segnale forte di riduzione del gettito, anzi non so non di riduzione del gettito di carico controllato dalla giunta, il presidente del consiglio chiaramente con questa delibera di oggi ha dato un ulteriore segnale, il consiglio comunale tutto nell'ottimizzazione dei servizi e soprattutto dei costi economici, poi arrivano queste notizie che sicuramente non vanno nella direzione giusta. Pertanto dico la giunta, sottoscritto, invita il consigliere comunale che volesse essere presente a questo incontro, dare una disponibilità, saremo presenti a Palermo giorno 1 a questa giornata di protesta, di completazione che ha organizzato l'ANCI Sicilia. Per quanto mi riguarda, per il momento non ho altre comunicazioni da fare. Grazie. La parola al consigliere da Cavallone. Grazie. Come dire, sto rispondendo a quello che segue, perché all'ordine del giorno della giunta di oggi non era il vicepresidente, la trattazione delle interrogazioni per l'ANCI. La trattazione delle interrogazioni per l'ANCI. Sì. Stavo dicendo che era previsto il punto esame per l'azione per l'altro, forse per l'azione per l'altro, per cui che fa un po' di comunicazione. Siamo venuti a conoscere, si tratta di questo sostanzialmente, siamo venuti a conoscere che sulla gazzetta regionale del 12 luglio è stato pubblicato l'avviso relativo alla concessione di acqua minerale contemporaneamente denominata maggiore, la concessione di cui a conoscenza alla San Bellerino S.p.A. in territorio del comune di San Giustino di Cuscina per l'aumento del potenziale idrico da 10 a 20 litri. È un avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 luglio, appunto siamo venuti a conoscenza e pertanto chiediamo se l'amministrazione comunale è a conoscenza e è arrivata comunicazione in merito al comune in merito a questa concessione che è molto importante per tutta la vita della Bellerino S.p.A. si ha già preso qualche iniziativa e quali sono le iniziative che intende già per tutela dei nostri patrimoni. Sappiamo tutti che abbiamo ovviamente parlato di questa sede in sede del Consiglio Comunale qualche mese fa, quando tutti ci siamo opposti, io con due atti di opposizione formale come comportare sindaco allora in carica del Comune, il Consiglio Comunale con una deliberazione apposita, il Consiglio dell'Unione, idem, e addirittura il Consiglio Comunale del Paese vicino. È un problema molto serio, credo che abbiamo discusso e vorrei sapere se l'amministrazione conosce questi fatti e in che modo si è attivato. Sì, parola al sindaco. L'interrogazione la consegno formalmente, poi può essere trattata, se le vuole, anche nell'altra seduta, così come previsto dal regolamento. Sì, grazie capogruppo Toporone. Io ho attenzionato perché questa sentenza purtroppo lo aspettavamo, già avevamo notizie, io ve l'ho detto già in campagna elettorale, che infatti la data è del 12 maggio, la concessione del 12 maggio se non ricordo male, del 20 maggio, quindi già dal mese di maggio sapevamo per certo, purtroppo in via ufficiosa, che questa concessione era stata già data. Lo avevo detto in campagna elettorale, qualcuno mi ha detto no, assolutamente non è così, purtroppo la gazzetta ufficiale, io ho tirato proprio stamattina, perché l'ho seguita anche a livello regionale, quindi questa procedura, e leggo purtroppo attentamente che quello che è stato portato avanti al Consiglio Comunale, il ricorso portato avanti al Consiglio Comunale di Santo Stefano, di Pivona, dalla Stella della Rocca, da Cerciani, dall'Unione dei Comuni, come Consiglio dell'Unione dei Comuni, purtroppo i ricorsi sono stati interamente rigettati. Questa è una notizia che abbiamo preso diciamo, dalla gazzetta ufficiale stamattina, io già l'ho tirata, non ho quale carta perché giustamente non era l'ordine del giorno e quindi non avevo portato le carte, però dico, vedremo in quali termini da portare avanti, è una cosa che assolutamente non avevamo messo in conto, credevamo che su questa vicenda anche il governo regionale, l'ente minerale, il distretto minerale, tutti gli enti che hanno dato via libera diciamo avessero avuto maggiore contezza di quello che può essere diciamo l'impoverimento del bacino della nostra sorgente, del nostro bacino che abbiamo difeso a oltranza storicamente da sempre,
Quindi ora vedremo come ragionare su questa tendenza che diciamo, già sapevamo da maggio che era stata già affidata, concessa ulteriore 10 litri al secondo alla San Bernardino, ma da oggi abbiamo avuto l'ufficialità. Quindi ragioneremo con la maggioranza, con l'amministrazione e con il Consiglio Comunale tutto, credo, come abbiamo sempre fatto su questi argomenti, per vedere se sono le condizioni di fare qualche altro ragionamento in maniera unitaria, in maniera seria, come abbiamo sempre fatto su questo scottante argomento che è quello della difesa del bacino idrico. Brevissimamente posso aggiungere, Presidente, posso? Come sa, non è questo l'argomento, però se vuole possiamo anche continuare per quanto riguarda la vostra. Quando tutti verremo a conoscenza, come dire, in definitiva degli atti, mi permetto di suggerire al sindaco, come dire, un po' di velocità nell'affrontare la questione, perché la cadenza è del 12 luglio, quindi non è per il 12, quello del 12 luglio, diciamo, cioè sono già passati 14 giorni. Io non so il decreto che termine prevede, però penso che vada a più presto esaminato, perché se c'è una possibilità, come è ovvio che sia, impugnare questo decreto deve essere fatto anche nei termini previsti, quindi bisogna essere celeri nell'affrontare questo problema. Ci sono interventi? Prego, consigliere Tobato. Buonasera a tutti, signor Presidente, signor Segretario, io chiedo solo che gli articoli 3, l'articolo 18 e l'articolo 39 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, perché ad oggi non ho ricevuto le comunicazioni ancora dell'ufficio di segreteria di quell'articolo 39 e perché personalmente ho avuto qualche difficoltà a ricevere le copie degli atti del Consiglio di Anni. Grazie. Grazie. Io so che gli atti del Consiglio sono stati regolarmente sono stati regolarmente depositati in 5 giorni. Ho avuto difficoltà a ricevere la copia, non la visione. Si è messa a disposizione solo le copie. Di questo io le ho dato la copia della statuto dell'SRR il lunedì. L'ho data personalmente, io l'ho fatta fare il lunedì. Io pensavo. Il verbale della seduta precedente, ma questo mi scuso, la prossima volta troverà tutto. Chiediamo semplicemente che mi sono premurato personalmente di fornire tutta la documentazione relativa al punto che credo sia il più importante, quello della Costituzione dell'SRR, che proprio ci coinvolge tutti. Per il resto il lunedì ma con cosa è successo? Mi scuso anche per il disguido della nota dell'assessorato di Dittida che non era inserita, questo speriamo. Vedo che il problema non solo riguardante al ricevere copie, ma erano già disponibili per la visione nei tempi. Sì, erano disponibili, però la copia è giusto, anzi, mi sto attivando per un'altra cosa. Se mi fate avere le vostre mail, io sto interessando la segreteria di fare una trasmissione via mail di tutta la documentazione, perché c'è chi magari è fuori, non può venire al comune, può ricevere in formato PDF, si tratta di proposte di deliberazione, quindi ciascun consigliere, come ho detto, deve essere messo nelle condizioni di studiare, di contare e di arricchire anche il dibattito nella donanza del Consiglio Comunale. Se non ci sono altri interventi, la domanda è chiusa. Grazie a tutti. Io se riprovo, perché poi vi farò trovare anche la locandina, l'ho scaricata poco fa da internet, però la signora lì mi fa